Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video tornati su The Legend Craft per gli OP Lucky Prison. Ebbene sì ragazzi, siamo tornati qui e oggi andremo a fare tantissime cose incredibili, immaginabili. Allora ragazzi, non andremo a fare PvP, purtroppo sapete che c'è stato un casino, cioè c'è stato un casino. Vado a fare PvP, mi accusano di hack e va bene, contenti loro, contenti nessuno. Ragazzi, andremo comunque a riempire le ceste e a fare quel lavoretto che stiamo facendo per il grande give. Allora, volevo far salutare YouTube come sempre e poi continuiamo col video. Ok, dopo aver fatto salutare YouTube, ragazzi, volevo dirvi una cosa importante. Se mi sentite un po' strano, un po' stanco, ragazzi, capite che sono le 9 di sera e ho passato ben 5 ore a fare il fantacalcio perché non so che cos'è. Andate a cercarvelo, non ci voglio nemmeno di spiegarlo, perdonatemi. Nessuno saluta YouTube, pezzi di me. E comunque, ragazzi, davvero ci sono un sacco di helper. Sì, ma davvero, io credo che questo non sia il modo giusto per gestire un server, perché io assisto a certe cose incredibili, helper che litigano tra loro per fare controlli hacker o roba del genere. Allora, fammi TP, porto la V, l'hanno cambiata? Però prima di andare alla V io lo poso il piccone, in caso che mi ammazza non... I don't saccio quello che succede, no? E mi sembra kit falsario, questo lo buttiamo, così non perdiamo nulla di quello che ho. E andiamo a fare TPA e click e croc, giusto era click e croc. Adesso ragazzi non me ne vogliate perché tutti quelli sono helper, ma davvero sono tantissimi e molti litigano molto tra loro. Io me ne accorgo, voi non dite di no perché se ci avete da contraddire lo fate con la persona sbagliata perché me ne accorgo. Comunque va bene. Allora, questo, ciao click e croc. Questo è bellissimo. Ma ragazzi, mi warp V, questo fa un po' schifo, cioè non è per cattiveria, ma minchia, quello quando fai click e croc 900.000 inventario. Cioè, è bruttissimo, perché ci sono le biscazzole, ma non è che valgono tanto se non mi sbaglio, giusto? O valgono tanto? I don't saggio quello che vale, eh? Ecco, controllo H di click e croc, è stato interrotto per controllo H. Non credo che adesso si litigano tra di loro, però vabbè. Allora, ritorniamo al nostro PH. Vediamo di prendere la roba. Allora, perdonatemi ragazzi se c'è anche un po' di tosse, però. Capite che davvero ho strillato tutto il tempo. Voi ragazzi non sapete cosa succede nelle aste di fantacalcio. Almeno per chi non le fa come me. Comunque, andiamo al warp Q e andiamo a vedere cosa far. Ok, eccoci qui. No, no, aspettate, voi sapete che io per riempire quel coso là vado al warp P perché faccio prima siccome c'ho fortuna e tutto il resto che mi serve. Comunque ciao YouTube. Ok, click e croc saluto YouTube. Allora, dobbiamo scavare perché dobbiamo riempire le ceste che l'evento importante si sta avvicinando. E adesso vi spiego il motivo per il quale avverrà. Allora, rompiamo un po' di roba, rompiamo molta roba. Ok, c'è pieno. Va bene, scusi. Scusi, se lei si riempie così veloce, mi perdoni. Cioè, fly, cioè, no fly, fly. Ok, ragazzi, comunque una cosa, non continuo. Fino a che non lasciate like, non continuo il video. No, no, non lo sapete oramai. No, non continuo. Io adesso faccio sciopero, mi metto qui. Ok, mi metto qui. E quando ho visto i like, continuo. E no ragazzi, io vi ripeto, YouTube non invia i feed, se non lasciate like la serie non vi piace e quindi aspetti i like. Dai, dove sono? Dove sono? Ok, bravi, l'avete lasciato, mi fido di voi. Allora, andiamo su e andiamo a posare tutto, tutto, tutto. Ok, dopo aver riempito la cesta, ragazzi, direi di andare a leggere un po' di regali perché non abbiamo letti. E siccome non abbiamo letti, cioè pure qualcuno si offenda. Ragazzi, però purtroppo non mi ricordo da che regalo più o meno. Facciamo così, da Nico74 che mi ha regalato il muro insanguato qua, bellissimo. Poi Ender Mike che mi ha regalato Pikachu. Nitrox Died 89 mi ha regalato il pollo. Fishing for Food, il creeper rosso. Zeta Raven, questo bellissimo ghast. Click e Croc, ecco sì, un po' si capisce. Mado mi ha regalato questo di Pokémon. Zeta Raven mi ha regalato le Nether Star. Mado, questo tipo artigli gialli, non sono mai artigli, però va bene. Alligator Tree, questo creeper d'acqua, così viene chiamato, credo. Comunque, muro d'acqua, dai, chiamiamolo in modo più originale, no? Perché ci sta. E XXRiki26XX mi ha regalato i Big Money. Luca88 mi ha regalato questo standard dell'Italia, molto patriottico, mi fa piacere. Jake6398 ha regalato questo strano coso che va bene, è sempre accettato. Dark Boy mi ha regalato tipo questo ghast molto bello che piange, davvero molto figo. Nonnino mio, nonnino mio, scusate la dislessia. Ha regalato questo standard verde con la mira, figa figa. Nerd123, ancora un creeper d'acqua. Poi Francesco, con tutti i numeri dello zodiaco qua, il pollo. E infine, Skipper Michele, regalo 95, il creeper classico verde. Ragazzi, cosa
sarà dedicato questo Warp Cave, cioè Warp Cave, questo Mega Evento Cave. Ebbene sì ragazzi, sarà dedicato al 100° regalo che riceverò su The Legend. Quindi lo sto preparando, magari arriviamo anche a 120 regali e ancora non l'ho fatto. Perché comunque ragazzi avete capito che c'è molto da preparare. E sarà un give che potrà andare anche per 3-4 ore tranquillamente. Quello dell'altra volta è durato un'oretta, sì, più o meno un'oretta. Questo può durare anche di più, quindi tutto tocca a voi. Prima arriviamo ai 100, prima lo facciamo. Però devo comunque organizzarmi, ragazzi, farmi anche aiutare per comunque riempire tutte le chest. Allora, ritorniamo a Warp P. Ragazzi, vi chiedo scusa se ultimamente questi video di The Legend durano poco. Però ho notato che le visual anche stanno calando, ragazzi. Quindi può darsi che la serie si interrompe. Di conseguenza, chiedo aiuto a voi, non solo lasciando like, quindi ringraziandovi molto perché in via riuscite ad aiutarmi a avviare i feed ai miei iscritti, ma vi chiedo anche di condividere ragazzi più o meno con quegli amici che sapete che seguono questi video e roba del genere, perché purtroppo ho notato questo calo di visual sui video di The Legend e se sono costretto a fermare la serie lo devo fare, perché ragazzi un mio grande errore che ho fatto durante il canale è portare avanti serie che magari non erano più apprezzate, di conseguenza poche visual vuol dire anche pochi iscritti, poche persone interessate ai contenuti che faccio. Che poi ragazzi ci tengo a dire, io ho iniziato YouTube, voi molti lo sanno, per passione, e quindi notare che la gente non si caga, scusate il termine, più i miei video, un po' mi scoccia perché io faccio appunto per divertire gli altri, se gli altri non si divertono è ovvio che devo cambiare ancora format, quindi cambiare magari video. Una sola cosa vi chiedo ragazzi, non mi chiedete di fare fazioni qui su The Legend perché non amo molto giocare fazioni, non come è fatto qui, non amo molto proprio giocarlo. E voi potreste dire, ma che senso ha? Tu c'è un server dedicato a fazioni? Sì ragazzi, ma il server è una cosa, questa è un'altra. Per questo fammelo buttare che mi rovina l'inventario. Ok, l'ho quasi fatto, voilà. E andiamo a riempire tutto, minchia, proprio tutto dobbiamo riempire. Allora, arriviamo qui sopra, il tempo di arrivarci arriva Pasqua, Natale e Capodanno. Allora, riempiamo tutto come si deve. Ok, prima cesta, vabbè, prima cesta andata. Andiamo a fare anche l'altra. Anche questa è riempita, ce ne manca giusto un pochettino. Bucatini sta minchia perché ci manca tanto, però va bene. Ragazzi, io aspettate, devo vedere più o meno dove siamo arrivati. No, perché io non ce l'ho presente. Cioè, ok, qui ci siamo arrivati. Addirittura. Cioè, ragazzi, siamo arrivati quasi in cima. Sì, vabbè, che come cacchio parlo. Quasi in cima. Quindi vuol dire che il give è quasi pronto, eh. Adesso non ve so di niente, però è quasi pronto. È quasi pronto. Non volevo dirvelo. È quasi pronto. Allora, teniamo Warp P e prendiamo qualcos'altro. Ragazzi, io vi ripeto, in questi video che possono sembrare un po' moci, magari lo sono, consigliatemi anche qualche discorso di cui parlare, magari, non so, di quello che sta succedendo su YouTube, sinceramente voglio rimanerne un po' fuori, però per quale motivo? Perché ragazzi, avendo poca esperienza su YouTube, anche se ci sono da 5 anni quasi, non intendo con questo canale, sia chiaro, lo conosco non molto bene come tanti altri, perché non sono in mezzo ai big, quindi non posso dirvi tante cose e non posso parlare. Di conseguenza, raga, fatemi domande diverse, non so riguardante che cosa, non lo so. Domande e consigli per il fantacalcio, che ne so. Io ovviamente ragazzi ho fatto fantacalcio oggi, quindi un po' me ne intendo. Seguo il calcio da quando avevo 5 anni all'incirca. Anche se a 5 anni non ne puoi capire ben poco, però lo seguivo, lo seguo tuttora. Ah dai, dobbiamo rompere tutte cose qua, dai, senza paura, senza paura, senza timore, senza paura, senza godure. No raga, non so che so di, vi ripeto, sono stanchissimo dopo 5 ore di assa, si strillava, si mangiava, si, no, parlava, no, perché vi ripeto, se ballo e canto la festa finisce e quindi si mangiava e tutto di più e di conseguenza sono stanchissimo, distrutto. Poi tra poco ragazzi inizia l'incubo di tutti noi, la scuola. Ma avete votato il server oggi? Ma madonna, 1000 alert. Ragazzi, mi hanno fatto degli eventi give che non mi sono piaciuti per niente. Non me ne vogliate, Ma non mi sono piaciuti. Cioè, non per fare il figo, ma mi è piaciuto più quello che ho fatto io. A parte che mi hanno dato un quintale di Nether e questa vabbè da grandi, Perché ovviamente io non lo farei mai. Però a livello di give di materiale di milioni avrei fatto meglio io dando queste cose. Però non è che, darsi pure che qualcuno ha preso grandi kit e io invece no, e allora sono geloso come dite voi. Non credo, non ci crediamo. Ok ragazzi, faccio l'ultimo inventario di oggi perché sinceramente vi chiedo scusa, ma accettando che esce un video oggi sono troppo stanco, non so manco quanto dura, può darsi pure che dura tanto, può darsi che dura 2 minuti, I don't such, e quindi noi facciamo con calma, spacchiamo tutto, vai, spac, già abbiamo riempito l'inventario, ok, diamola a posare. E ripeto, raga, io vi consiglio, già una cosa importante, un consiglio proprio ragazzi, proprio dei vestiti, un cibo bel, no raga, lasciate like, questo è un consiglio, madonna mi sono caduto, perché c'ho la roba, ma che schifo, avrò preso qualcosa per terra, vabbè, li mettiamo comunque nella cesta, raga, sfortunati che li becca queste schifezze, comunque stavo dicendo, oh, ci manca questo e questo, e lei.
Stavo dicendo, un consiglio, lasciate like ragazzi, niente consigli di cucina e roba del genere, a parte che non sono nel mio tipo, però passate ricavolate, vi invito a lasciare like per portare avanti questa serie, condividetela perché se non vogliate che si stoppa, purtroppo ragazzi abituato a vedere 200 views sotto a questi video, quando ne vedo una 150 ci dico, oi, com'è, non piace più a quelle 50 persone che visualizzano, perché molti potrebbero dire, Luke, ma state zitto, sei tu che riflessi la pagina, infatti se ragazzi voi notate una cosa. Vi faccio subito l'esempio, il video dei terremotati era arrivato a 110 visual, dopo, il giorno dopo è arrivato a 90, questo che vuol dire che YouTube controlla tutte le cose in cui viene ricaricata la pagina, 90, 95, adesso non è importante, controlla se lo stesso IP ricarica la pagina, quindi se tu lo visualizzi da telefono, PC, tablet, qualsiasi dispositivo, viene calcolato solo una volta, ovviamente non subito, non nell'immediato, ma dopo un giorno viene stabilita il vero numero di visual da tutti gli utenti di diverso IP. Quindi ragazzi, spero che sia chiaro questo discorso, non è che dite Luke refresh la pagina, pezzo di merda. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivetevi al canale, ci becchiamo alla prossima e ciao ragazzi!